Grazie Presidente. Io volevo solamente sottolineare dei piccoli passaggi, perché a parte ringrazio l'assessore perché ha fatto un'esposizione esaustiva già del contenuto della delibera, però ed è vero che c'è stato anche un lavoro dei consiglieri, soprattutto quello che ci tenevo a precisare è che lo scopo appunto della delibera è di applicare ciò che è previsto dalla legge, quindi innanzitutto l'istituto del silenzio assenso. Questo istituto era previsto già nelle tre leggi del condono, la 4785, la 724 del 94 e la 326 del 2003, ma questo principio è stato disatteso. L'articolo 35, in particolare al comma 17 della legge 4785, l'articolo 39 della legge 724 del 94 e l'articolo 32 della 326 del 2003, nonché la legge regionale numero 12 del 2004, recita che in caso di inerzia del comune il titolo edilizio in sanatoria si intende rilasciato qualora il fascicolo sia completo. Quindi l'istituto del silenzio assenso si matura purché però il fascicolo sia completo, quindi pagamento di oblazione, oneri concessori, denuncia di catasto, documentazione. Il decorso di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero il decorso di 36 mesi dal pagamento della terza rata degli oneri ai sensi della 326, genera il silenzio assenso. Quindi c'è un procedimento di semplificazione che prevede appunto nello specifico la cosiddetta autocertificazione, e questo principio comunque era già contenuto nel DPR 445 del 2000, che è una normativa di carattere generale che ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo appunto al cittadino di procedere all'autocertificazione ed autodichiarazione al posto dei documenti, fermo restando poi il controllo della pubblica amministrazione. Questo principio, comunque, peraltro, era già contenuto nei precedenti articoli 39, quarto comma della legge 724 del 94 e articolo 4 della legge regionale numero 12. Quindi voglio dire che questa delibera non fa altro che recepire ciò che è contenuto nella legge e mira ad applicarla. Quindi abbiamo questo iter che prevede questa presentazione, questa dichiarazione di responsabilità attestata dal tecnico abilitato con perizia asseverata. Quindi a seguito del silenzio assenso si giunge alla sollecita definizione delle pratiche. Il tutto poi ovviamente attraverso l'applicativo dedicato connesso all'utilizzo della piattaforma informatica dello sportello unico per l'edilizia telematica. Quindi questa delibera in sostanza si tende appunto a elaborare un sistema di velocizzazione della risoluzione delle innumerevoli pratiche arretrate, e quindi attraverso l'autocertificazione, l'asseverazione del tecnico abilitato e la relativa documentazione, con i controlli obbligatori a campione, l'amministrazione si prefigge di smaltire tutto l'arretrato delle pratiche del condono. Concludo, Presidente. Concluso.